Finalmente è arrivato il momento di conoscere i segreti della nostra infanzia, nascosti dietro a quelle canzoni che tutti quanti abbiamo ascoltato più di una volta, dove a molti di noi hanno lasciato un segno molto importante e ne facciamo tesoro con molta nostalgia. In questo video parlerò delle musiche dei nostri classici videogiochi favoriti e del loro vero segreto e origine. Cosa le ispirò? Come suonavano le musiche originali che hanno influenzato i brani dei videogiochi che hanno segnato le nostre vite. Questo è Nintendo Historia ed i suoi segreti. Se è la prima volta che vedi uno dei miei video, ti do la benvenuta e ti invito a guardare e beneficiare di questo e di tutti i video presenti nel mio canale. Se lo desideri, ti invito ad iscriverti e ad attivare la campanella delle notifiche, così facendo sarai sempre aggiornato ogni volta che carico un nuovo video. Quindi iniziamo! Per prima cosa inizieremo con la canzone più riconosciuta della storia, quella canzone che è capace di rimanere in testa per svariate ore, quella canzone così semplice da poterla canticchiare raggiungendo i toni perfetti. Quella canzone che quando la riascolti ti riporta alla mente tantissimi ricordi e una grande nostalgia. Per l'appunto sto parlando di questo brano. Lo hai sentito? Bene! Koji Kondo è il giapponese creatore di questa meravigliosa opera d'arte, ma quello che molta gente non sa è che questo iconico brano mostra una certa influenza della fusion band giapponese T-Square dall'album Adventure the Square del 1984. Davvero molto bello. Un anno dopo che la canzone dei T-Square venne alla luce, uscì una canzone della band Piper, tratta dall'album Summer Breeze. Ascoltala con attenzione e commenta a quale brano ispirò nel mondo di Super Mario. È molto semplice. Guarda un po' che segreto ci nascondeva Super Mario. Cosa voglio dire? Voglio dire che storicamente le grandi menti e artisti si sono ispirati ad altri inserendo la loro essenza alla creazione. Continuando con l'ispirazione di Koji Kondo a scapito del Japanese Fusion, possiamo trovare l'album For You di Tatsuro Yamashita con la canzone Morning Glory del 1982. Sì, lo so, questa è un po' difficile. Sei riuscito ad indovinarla? Riascoltiamola nuovamente. Questo è il brano di Super Mario Bros. 3, che per l'appunto si trova come sottofondo nel mondo 3. Chissà, forse ti sembrerà molto più semplice riconoscere questa canzone nell'ascoltare Fairy Fountain, che fu creata in The Legend of Zelda A Link to the Past, la quale, guarda caso, fu composta da Koji Kondo.
Adesso lasciamo da parte il Japanese Fusion e dirigiamoci al jazz, e specificamente al foreign jazz. La seguente canzone è un inconfondibile estratto dal vinilo Friendship del 1979. Mettiamo da parte il foreign jazz e addentriamoci nel hard rock. Dovete sapere che Koji Kondo amava ascoltare Deep Purple, i quali lo ispirarono a creare le basi per un brano del primo The Legend of Zelda, il quale uscì per il Famicom, o ben conosciuto come NES, e sto parlando di Zelda's Dungeon. Ascoltiamo questa canzone del 1969. E adesso ascoltiamo questa di Zelda del 1986. Continuando con Zelda e Deep Purple, e trattandosi di una canzone molto lunga, possiamo trovare anche la base che fece creare a Koji Kondo il brano principale ed epico di Zelda. Prima di tutto ascoltiamo la parte estratta dai Deep Purple, per vedere se vi viene in mente il brano principale di Zelda. Adesso quello di Zelda. Davvero incredibile. Adesso ascoltiamo questa canzone davvero molto originale, che uscì molto prima di qualsiasi Super Mario e Zelda. La canzone Concerto for Philodendron and Photos del disco Plantasia del 1976. Prima di continuare, se il video ti sta piacendo, supportalo con un bel like, e se è la prima volta che vedi uno dei miei video, non avere paura, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche, così sarai sempre aggiornato ogni volta che carico un nuovo video. Bene, continuiamo. Come abbiamo visto, ogni grande maestro della musica ha le sue segrete ispirazioni, e solamente pochi di loro lo confessano apertamente, ed uno di loro è Yasunori Mitsuda, maestro della colonna sonora di Chrono Trigger. Quale sarà la canzone che ha imitato? Ascoltiamo il brano che accompagna sempre a Robo in questo grandissimo gioco. Quale artista lo avrà ispirato? Se lo hai riconosciuto è perché sei stato trollato più di una volta. La canzone è questa, Never Gonna Give You Up di Rick Astley, dell'anno 1987, 8 anni prima che esistesse Chrono Trigger. Uno dei brani che ci obbligano ad ascoltare mentre giocavamo a Banjo-Kazooie era Grutilda Slayer, il quale suonava in lungo e largo nel mondo principale. Il suo compositore, Grant Kirkhope, è uno tra i più riconosciuti nell'industria videoludica. Però, come tutti gli artisti, questo famoso e ipnotizzante brano gli è venuto in mente solamente dopo aver ascoltato The Teddy Bear's Picnic di John Walter Brayton dell'anno 1907. Ascoltiamolo.
down in the woods today, you're sure of a big surprise. Adesso godetevi il brano composto da Kirchhoff, 90 anni dopo. Un'altra grande colonna sonora, tra le più riconosciute della nostra infanzia, è senza ombra di dubbio quella di Mega Man. Una decina di brani meravigliosi creati dalla maestra Manami Matsume, e per l'appunto ne abbiamo uno in particolare, Elecman del 1987. Può darsi che questo sia quello più differente tra tutti. C'è da dire che la maestra Manami Matsume assicura che non sia ispirata a niente per crearlo. E la cosa più curiosa è che lo spartito di Elecman con quello della canzone Faint Fool di Journey sono esattamente identici. Adesso ascoltiamo i brani in forma separata. Solamente al pensiero di sapere che all'epoca Manami non ascoltava Journey, ha dell'incredibile, la coincidenza tra i due brani è enorme. Di una cosa sono certo, ed è quella che ha creato un brano davvero eccezionale. Adesso continuiamo con Super Mario World, solamente che un altro videogioco del genere indie si ispirò alle note di questo Super Mario, e parlo del brano iconico del gioco, Athletic Theme. Bene, adesso ascoltiamo Funfair Fever di Cuphead, videogioco che dà lode all'animazione degli anni 30, un gioco davvero eccezionale. Questa cosa mi fa pensare che gli sviluppatori hanno voluto dare un tributo all'opera creata da Koji Kondo in Super Mario World. Come in ogni album che si rispetti, non poteva mancare il bonus track in questo video. Il mitico brano principale di Metal Gear Solid 2 ha avuto le sue basi diverse decadi passate rispetto alla sua creazione. Tra l'altro è la stessa partitura scritta dal compositore russo Georgi Sviridov per la sua canzone Winter Road dell'anno 1974. Se non conosci bene il brano del quale sto parlando, ti lascio seguire il brano preso in causa da Metal Gear Solid 2, creato da Harry Gregson Williams nel 2001. Se il video e questa nuova rubrica ti sono sembrati davvero molto interessanti, appoggiali con un bel like, condividilo con i tuoi amici e nelle tue reti sociali, lascia tra i commenti qual è la tua musica favorita dell'infanzia e iscriviti per sapere molto di più sulle curiosità e segreti del mondo dei videogiochi. Vi manda un abbraccio psicologico Paltrinox, che la Dea Aelia sia con voi e che la Triforza vi accompagni. Adios.